Tanti ospiti di prestigio nel secondo convegno nazionale Il Terremoto dell'Anima, organizzato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale dell'Emergenza dell'Arcidiocesi Aquilana, una giornata di pastorale samaritana per un'azione di sostegno alle vittime di calamità, un momento di incontro e ascolto soprattutto per un Ministero della Consolazione, come l'ha più volte definito il Cardinale Giuseppe Petrocchi. Ed incontrare l'altro nelle difficoltà che sperimenta, e alcune volte sono difficoltà laceranti, significa costruire amicizie solide, profonde e far convergere tutte le capacità positive verso obiettivi comuni. E non bisogna mai dimenticare il fatto che quando aiuto un altro, il primo a ricevere un beneficio sono io. Perché ciò che accolgo attraverso questo gesto di generosità è molto di più rispetto a ciò che offro. Quindi questo convegno diventa un momento per riflettere su queste tematiche importanti sempre e dovunque, ma in particolare nel nostro territorio, ricordiamolo che è stato purtroppo attraversato da 3 sismi devastanti e da 2 anni di pandemia. Quindi la nostra gente sa che vuol dire patire. Tantissimi gli argomenti sul piatto, dal disturbo post-traumatico da stress alle esperienze dei volontari presenti oggi all'Aquila, passando per le esperienze della Caritas nazionale e locale. Era presente anche Suor Alessandra Smerilli, inviata da Papa Francesco. Come Dicastero, come Vaticano, siamo qui per dire Papa Francesco è vicino a voi e soprattutto questa esperienza può essere un esempio per tanti altri posti del mondo dove costantemente si verificano questi eventi e dove non basta la competenza tecnica nel senso materiale, ma c'è bisogno di una capacità di ascolto e di guarigione dell'anima che viene dall'ascolto anche della scrittura.